Tacconi in due tempi salva la propria porta. Adesso l'azione appunto del rigore. Casiraghi, un gran tiro, Braglia respinge, Alessio va via e c'è il fallo di Bortolazzi. Niente da dire sul rigore che l'arbitro svizzato concede. Corini alla sinistra di Braglia, spiazza Braglia, 1-0 e siamo appena al sesto minuto. E adesso comincia il tambureggiare del Genoa. Ecco Branco, il gran tiro di Branco e Tacconi che si salva in angolo. Poi ancora Branco, vedete il tiro? E c'è un mani di Julio César per il quale i rossoblù protestano, ma poi c'è il tiro di Aguilera lato, l'arbitro non rileva il fallo. E adesso c'è un'azione di Juventus, Alessio Casiraghi al volo, molto bella la conclusione, buona la parata ma abbastanza semplice. Ed infine Aguilera, Scuravi e Caricola, che praticamente il calcio intero, era un'ottima azione questa del Genoa. E con questa azione si chiude il primo tempo. Ancora il Genoa in avanti, Bortolazzi, Ruotolo che sfiora l'incrocio. Poi al quindicesimo il gol, Bortolazzi, Scuravi e Julio César che si ostacolano, palla che arriva da Aguilera, non in fuorigioco, Tacconi sulla sinistra del gol. Tacconi protesta con i suoi, non con l'arbitro. Passano appena 8 minuti, Aguilera per Bortolazzi, i gioventini lo stanno a guardare, Bortolazzi guarda da 30 metri, sorprende Tacconi fuori dai pali, palla sotto la traversa del gol. 2-1 e a questo punto la Juventus dovrebbe reagire, ma c'è invece questo gran tiro di Branco su punizione con Tacconi ancora protagonista. Ed infine, prima della conclusione, di Agostini, Casiraghi, bella la girata ma facile la parata per Braglia. Ci sono stati in questa partita 8 ammoniti, 4 per parte, ma la partita non è stata cattiva. Ed infine questo scontro Casiraghi-Caricola, per il quale avrà la peggio il giocatore del Genoa, che viene portato via. C'è un massaggio cardiaco, un arresto cardiaco, una leggera commozione cerebrale, è intervenuto il professor Gatto e Caricola è rinvenuto, poi adesso andrà a fare un attacco, non sappiamo ancora il risultato. Le interviste di Piero Netto a Trapani. Direi che abbiamo disputato una gara per metà eccellente, l'altra gara siamo caduti un po' in una forma interpretativa che sicuramente va cancellata, va eliminata, non tanto perché si è perso, ma come la si è affrontata e inevitabilmente poi conseguentemente anche perso.